Eccolo a Bob. Bob è quello che ha portato Violenta e l'ha portata a sé perché Bob è un mio allievo, come lo era il priore, avete sentito. Vabbè, è una vita che è stata scuria con me, ha imparato tutto con me, vero Bob? Vero, prima Valle mi ha messo mano a mille, era professore, poi c'era Vidal, poi c'era il nostro Aronte, poi stava seduto fino in fondo, fino alla fine me l'ha lasciato quando si andava a Milano, poi Estrand, poi Lisistra, Topazio, Tim, Romanella. Tim era tuo di Tiziano? Bov, sì, beh, il nostro, dai. Bov, tutti, venti, bene. Sono messo le mani nella valle e merito, insomma. Colpa tua, vai. Che Violenta è colpa anche tua. Senti, Bob, e ti è toccato Violenta, l'hai presa, l'hai portata a te, che eri in condizioni più di tanti di portare la valle, perché abbiamo detto ora. Com'è che ti è presa di volerla prendere e portarla a te? Che te l'ho avuta io e la porto io? Allora, con Paletta, se era d'accordo, che fino alla cappella le avrei portate tutti io, chiunque ci toccava. Poi l'avrei lasciata a lui perché chiaramente è compito suo. Ma a quel punto io, quando le toccava Violenta, non ci ho capito più niente. Infatti, se vedete, quando voglio le poste, non capivo più niente. Onestamente, non avevo nemmeno capito dove era, di preciso. Poi c'era Paletta lì e gli disse: Pali, la porto io. Ma vai, Bob, e mi disse: sono contento per te, portala te, anche perché qui ti sommergano. E poi niente, l'ho portata fino a un piazzetta, a piazzetta vanno sommerso e niente, io Paletta ha fatto un regalo immenso, cioè nel senso, dai, oh, te l'hai visto, te mi ha fatto portare la valle in pista, si è vinta anche, ha portato la valle in pista in scuderia, si è vinta anche col Sabona. Però questa onestamente non c'è nemmeno tamburo che tenga, sono entrato tamburino tre volte, ma questa proprio, poi c'avevo la montura scelta addirittura di quando entrava il mio babbo, e poi c'era Ferdinando e Silvia e mi avevano fatto il sogno da manicomio. Il sogno è che, te lo spiego, una domenica sogno che Ferdinando era l'ex fidanzato della mia sorella da ragazzini e Silvia sorella di Sandro, la notte mi compaiono un sogno e mi fanno: va a pigliare il cavallo, ti chiederanno di andare a prendere il cavallo, vai a prendere, no, io sto Ferdinando, non ci voglio, c'è un motivo, se lo sai, io non ci voglio andare. No, mi disse, non fai il cretino, vacci. No, disse, non ci voglio, Ferdinando, basta. Ma appare Silvia, sorella di Sandro, mi fa, fallo per Sandro, perché fallo per mio fratello, fallo per Sandro, perché poi mi viene vicino e mi fa, vince l'eco. E questa era la domenica, alle 5 di mattina mi sveglio e fa la doccia, perché la mattina alle 10 era a pigliare il caffè in Pantaneto, mi chiama Uber e mi fa, c'ho da parlare con te, dove sei? Sono Pantaneto, ci trovo in piazzetta. Dopo 10 minuti arriva anche Mino, si trova il loggia del Papa, mi fa, dice, ci devi dare una mano? Dico, che mano? Cioè, io pensavo che avessero bisogno di qualcuno a far vice barbarisco, perché pensavo che qualcuno facesse il fiduciario o Tahipirina o Tommaso andassero a fare fiduciario e Fantino. Cioè, devi andare a pigliare a cavallo. Io avevo fatto il sogno la notte e niente, nemmeno le avevo detto a loro. Dice, sei sbiancato? Sono sbiancato, sì. E poi niente. Andavo, sì. E poi a quel punto avevo di stivali, la porto io. E avevo 43 di stivali con tutti i miei santini dentro. Col 43 di stivali il tufo spolverava, dissi, ora vista e salta. E mi sono sempre ricordato, guarda, ti dico la verità. Pensai anche a te che mi dicevi, io all'inizio dagli due strapponate, infatti io mi fa, e se ghettavi? Ti mi hai sempre detto, dagli due strapponate all'inizio poi verrai, vero? Niente, ho portato fino nel leo. E quando l'hai vista dice Bob? L'ho vestito parafreniere, con dito rotto, perché sopra l'altro va per... Niente, ma ero talmente sicuro e diceva Leo, ero calmo perché ero sicuro, lo so, sai, dall'alto... Io sono credente a modo mio, ma insomma lo sai, insomma, se mi conosci bene, tanta roba. Andiamo.